Bella a tutti ragazzi, benvenuti, sono Matt in Mars. Siamo oggi qui con un vlog che non faccio quasi mai perché ritengo che il vlog sia una cosa che bisogna fare quando qualcuno sente di dover dire qualcosa o di comunicare qualcosa di importante per il canale, altrimenti perdiamo tempo io e voi, voglio dire. Quindi mi sono scordato cosa devo dire. Arrivederci, alla prossima. No, va bene. Allora ragazzi, passiamo alle cose importanti, basta. Allora, il canale ha cambiato orario, prima cosa da dire, perché prima facevo dal lunedì al venerdì dalle 17 fino solitamente alle 8 e mezzo. Adesso il nuovo orario è questo, vi faccio vedere. Allora, il lunedì alle 17.30, il martedì alle 17.30 fino solitamente alle 7.30, e poi riprendiamo la sera, facciamo un altro paio d'ore alle 20.30, quindi solo il martedì. Il mercoledì 17.30, quindi solo il pomeriggio, giovedì 17.30 e 20.30, quindi di nuovo 17.30, 7.30, poi 20.30 fino a che non voglia. Poi venerdì 17.30 e aggiungiamo anche il sabato, che prima il sabato non c'era. Aggiungiamo anche il sabato, solitamente orario, alle 4, dalle 4 in poi fino alle 8. Quindi abbiamo questi orari qua, quindi dal lunedì al sabato, martedì martedì e giovedì pomeriggio e sera, mentre gli altri giorni il pomeriggio alle 17.30 e il sabato alle 16, poi vedremo, tanto voglio dire, vedremo. È un orario ragazzi che sto provando, quindi devo vedere un po' se mi torna bene, altrimenti quando farò delle modifiche comunque vi avvertirò. Comunque lo sto provando perché non vorrei esagerare, siccome il mio è ancora un canale piccolo, quindi non vorrei magari fare troppo e poi dopo mi rompo, perché ho l'abitudine di strafare e poi dopo mi rompo e smetto completamente questo vizio qua. Quindi vorrei mantenere, diciamo, il giusto nell'accontentare tutti, però mi piacerebbe anche fare qualcosina di sera, perché è vero che comunque, specialmente su Twitch, che diciamo è il canale mio prediletto, anche se vi ricordo che le live sono sia su YouTube che su Twitch in contemporanea, però il mio canale prediletto è Twitch. Quindi vi invito anche a scrivervi voi di YouTube, vi invito anche a scrivervi su Twitch, perché nel momento che c'è qualche problemino di lag, qualche problemino di qualcosa, io passo, diciamo, se sono costretto, faccio live unicamente su Twitch, e se c'è dei problemi di lag non streamo in tutti e due i canali, perché ovviamente per streamare in tutti e due i canali ci vuole, insomma, più potenza. Io sono un po' bardone, la potenza ce l'ho manco nelle chiacchiere, quindi ragazzi, se sono costretto, è capitato per esempio con Sky, che è ottimizzato con tre quarti delle mie chiappe, quindi ci vuole una fibra 1000 per riuscire a portare Nome Sky senza lag, perché ho la fibra 100 e non riesco. Quindi per dire. Poi ragazzi, altre cose, io vorrei ringraziare alcune persone che mi assistono psicologicamente, perché io ho dei problemi mentali. Vorrei ringraziare The Creeper, vorrei ringraziare Miro, vorrei ringraziare Alessandro, vorrei ringraziare Macaco, Riot, che comunque sono, per poi anche gli altri, però principalmente queste sono le persone che comunque sono più assiduamente sul canale. Alessandro, ringraziato, sì, sono più assiduamente sul canale e comunque mi seguono tutti i giorni, facciamo live praticamente tutti i giorni insieme, e insomma li ringrazio, che sono un bel supporto. Poi un'altra cosa che volevo dire, i giochi, porteremo qualche gioco nuovo. Ultimamente sto portando molto Minecraft, devo vedere, l'ho calato parecchio, perché all'inizio lo portavo, diciamo, tutti i giorni o quasi tutti i giorni, ma l'ho sempre detto che il mio canale non voglio che sia monotematico, anche se adesso sto portando moltissimo Minecraft. Perché direte, ma Minecraft è un gioco per i bambini che sei vecchio, non lo puoi portare. In realtà a me Minecraft mi è sempre piaciuto, e secondo me è il gioco per eccellenza, perché è stato anche quello che ha dato l'input a tutti, quindi per bambini una ceppa. Perché poi ragazzi, se guardate oltre confine,
ci sono canali che fanno solo Minecraft e hanno 15 milioni di iscritti, perché non guardiamo solo la nostra Italia che è piccolina. Dobbiamo guardare anche oltre confine, espandere un po' la nostra mentalità. E noi lo consigliamo per bambini, mentre molte altre canali esteri hanno un'altra mentalità e hanno fatto fior fiori di cose con quel gioco. A me è un gioco che piace tantissimo, mi è sempre piaciuto, non l'ho mai portato prima perché pensavo che ormai Minecraft fosse talmente giocato che o sei veramente un super pro che sa tutto e di più e fa esperimenti assurdi, altrimenti non te lo cagano. In realtà non è così. Ho visto che ho ricevuto una positività, ho visto che vi è piaciuto veramente, veramente tanto anche facendo cose semplici, perché poi io lo giocavo assiduamente 4 anni fa, 5 anni fa. Facevo le farm, facevo tutte, anche quelle più complesse, anche quelle più giganti. 4 anni fa, poi non ci ho più messo mano perché sono passato ad altro e sinceramente ho visto che ancora oggi c'è una grande risposta e sono contento perché a me il gioco piace e non mi frega se qualcuno pensa che sono bambino, non me ne frega niente, poi ognuno è libero di pensarlo come gli pare, come io sono libero di giocare a quello che voglio, fondamentalmente io per me siamo tutti liberi di fare, di pensare quello che vogliamo fino ai limiti diciamo della cordialità, ovviamente. Poi un'altra cosa che voglio portare sul canale, cosa che non ho mai voluto portare, è Fortnite. Perché un motivo perché me l'avete chiesto in tanti e me lo continuano a chiedere in tanti, io ho sempre detto no, perché a me è un po' il genere che non mi piace. E in più Fortnite, il discorso delle costruzioni, che anche quello non è che mi attira molto, perché o fai un battle royale o fai le costruzioni, cioè fare questi mistoni a me non piacciono molto. Però lo voglio portare almeno una volta a settimana perché me lo chiedete in tanti e magari lo giocheremo. Io rimango della mia opinione che a me i battle royale non mi piacciono, quindi rimango della mia opinione, però magari giocandolo in compagnia, cazzeggiando per ridere, per dire, perché poi sarò un nabbo incredibile per ridere, magari una volta a settimana lo possiamo anche portare, anche perché ragazzi, io la penso in questo modo, io porto il 99%, porto quello che mi piace fondamentalmente, quindi per l'1% potrei portare anche un qualcosa che a me piace un po' meno, ma magari piace di più a voi. Quindi, siccome io quando faccio una live la faccio perché io mi diverto, ma la faccio anche per intrattenervi. Quindi mi sembra giusto ogni tanto magari accontentare un pochino più voi e magari accontentare un pochino più me. Ma va bene, va benissimo. Quindi, novità Fortnite, mentre ragazzi aspetteremo. Fallout 76, quello sarà un gioco dove io mi distruggerò, poi vedremo come organizzarsi. Io comunque voglio giocare con gli iscritti, il mio obiettivo è questo. Vedremo un po' come fare, vediamo un po' come è impostato il gioco, però voglio giocare con gli iscritti. Vi ricordo anche il gruppo di Fallout 76 su Facebook, proprio per fare questa cosa qua insieme. Iscrivetevi, così sarà tutto più facile. E anche lì ci distruggeremo abbondantemente. Non lo porterò quasi tutti i giorni, ma sicuramente all'inizio, specialmente le prime settimane, quasi tutti i giorni. Poi, Minecraft, vorrei fare una serie sull'1.7 con il Natural Magic, che è una modpack molto carina. Vorrei portare una serie sull'1.12 pure, però sto cercando qualche modpack carina, ma non se ne trovano. Quindi lo dovrei giocare vanilla, ma vanilla a me non piace molto. E poi il single player che sto portando avanti con tutte le mod che ci sono dentro. E quindi il Minecraft, e poi vediamo se più avanti faremo anche un server per gli iscritti. Però ragazzi, dobbiamo essere un po' di più perché me l'avete già chiesto il server per gli iscritti, anche più di una persona. Però dobbiamo essere un bel po'. Il canale su Twitch sta andando avanti bene, sono contento perché in credo 6 mesi che sto streamando tutti i giorni siamo già quasi a 150, 6-7 mesi siamo già a 150 iscritti, secondo me è un bel numero, non è poco. Poi magari ovviamente ognuno guarda
guarda quello che ha con i propri occhi. Per me, io sono molto molto contento. Poi tra poco uscirà Fallout, sono contento. Vediamo con Fortnite come va, anche se diciamo è il mio gioco preferito, ma vi ho detto, voglio rendere anche quello, giustamente bisogna fare anche quello che piace agli iscritti, non solo pensare a se stessi, a me questo non piace, vaffanculo. No, secondo me bisogna dare un po' anche, come si dice, un colpo al cerchio e uno alla botte. Cioè, io al 99% faccio quello che mi piace, posso anche dedicare una live a settimana a fare quello che piace un po' di più agli iscritti, perché no, tanto voglio dire, non si muore, al limite se ci si fa due risate e buonanotte. Quindi ragazzi, io le cose, gli orari ve li ho detti, poi comunque ci sono in descrizione. Ringraziamenti li ho fatti, poi vedremo se, ah, con un'altra cosa, vedremo se fare un calendario anche per i giorni, un calendario anche per i giochi da portare giornalmente, tipo che ne so, The Badelet una volta a settimana, tipo il martedì sera, Minecraft perlomeno 3 volte a settimana, che ne so, Fortnite una volta a settimana, vedremo se fare di giorno in giorno. Al momento non lo faccio perché io sono un tipo che se un giorno non ha voglia di portare, se quel giorno per esempio non ha voglia di portare del Badelet e lo devo portare per forza perché l'ho magari segnato in calendario e magari sono gli iscritti che sono venuti apposta e non ho voglia, poi si vede tantissimo. Io è capitato delle volte che ero veramente stanco, non avevo voglia di fare la live e è capitato che non l'ho fatta perché non per mancanza di rispetto a voi, ma semplicemente perché se io devo fare una live o un gioco che quel giorno non ho veramente voglia, poi si vede ed è brutto. Io cerco, quando faccio una live, cerco sempre di, insomma, di portare un po' d'allegria, un po' di divertimento. Se sono stanco, quel gioco, in quel momento mi va di traverso. Io non sono bravo a fingere, fortunatamente, perché a me non piacciono le cose finte, secondo me sono sempre state l'idea che sono le cose vere che pagano, cioè se te giochi e ti diverti veramente si vede, poi ti possono criticare lo stesso perché magari non sei bravo, io su tanti giochi non sono bravo, anche con dei Badelet ho 600 ore ma da survival non sono bravo perché non sono bravo a fare i trick, non sono bravo, non ho mai imparato bene le mappe. E quindi però ci si diverte, non sono mai stato competitivo, sono sempre stato per il divertimento. Poi ci sta la volta che rosico e mi incavolo, perché è umano, però fondamentalmente al 90% siamo sempre a farsi due belle risate e buonanotte. Poi da killer con il maiale, se avete visto, l'ultima volta che l'ho giocato in 3 partite ho fatto 4 su 4 e diciamo che è un po' un'altra musica, però anche lì sì. Insomma, anche lì se ho trovato gente che mi ha perculato, diciamo, però è già più difficile. Quindi ragazzi, niente, oggi mi andava di chiacchierare, abbiamo fatto una bella chiacchierata, spero di non aver annoiato, di non farvi fatto perdere tempo prezioso. E io niente, io vi ringrazio per come stanno andando le cose, che sono contento, specialmente su Twitch, anche perché diciamo è un po' il canale principale, YouTube è un po' quello secondario, anche perché YouTube ha 3000 problemi, poi YouTube è tutto e poi dopo gaming, invece Twitch è gaming e poi forse qualcos'altro, quindi la differenza è netta, quindi è giusto che io punti più su Twitch che su YouTube, però insomma, dato che posso streamare su tutti e 2 canali, perché non farlo? E niente ragazzi, io vi ringrazio e niente, ci vediamo oggi è domenica, quindi poi non so se lo posterò oggi il video oppure lunedì, però ragazzi ci vediamo, dai, grazie di tutto ragazzi, alla prossima, ciao!